Iren ha presentato un piano che prevede il raddoppio dei profitti in 10 anni. Quali sono i principali driver di crescita? Allora, abbiamo visto, è un raddoppio di EBITDA e di utile netto, creiamo 900 milioni, quindi quasi un miliardo di valore nell'arco del decennio. Abbiamo visto che 600 milioni circa vengono da crescita organica, cioè banalmente dal risultato degli investimenti nelle rinnovabili, che è, diciamo, la grande novità del piano. Dopodiché abbiamo ovviamente nuovi pianti anche in ambiente e ovviamente gli investimenti nelle attività regolate. Dopodiché abbiamo 220 milioni di crescita inorganica legati principalmente a operazioni di M&A, consolidamenti, acquisizioni e anche nuove gare. E poi abbiamo ben 120 milioni di efficienze, o quello che noi chiamiamo performance improvement, che sono una lista veramente molto dettagliata di progetti di efficienza che andranno a toccare tutte le business unit e che andranno a migliorare la nostra marginalità. E già oggi l'azienda usa la maggioranza di strumenti finanziari sostenibili. E su questo punto il piano cosa prevede? Assolutamente un mantenimento, noi siamo best in class nell'utilizzo di finanza sostenibile perché più del 60% del nostro debito è verso finanza sostenibile, abbiamo fatto largo uso di green bonds in passato e vogliamo assolutamente continuare ad utilizzarli, anzi potenzialmente anche, ove ovviamente conveniente dove è possibile, incrementare questa quota di finanza sostenibile anche magari con altri tipi di investimenti, ci sono sustainability linked bonds, ci sono sempre ovviamente i green bonds, quindi continueremo assolutamente ad utilizzare la finanza sostenibile, visto che l'80% dei nostri investimenti sono sostenibili. E quali saranno gli impatti del piano sul debito di Iren? Abbiamo visto che ovviamente abbiamo una robustissima generazione di cassa nell'arco del decennio che andrà a sostenere e a più che coprire tutti gli investimenti previsti. Poi sì, prevediamo anche un piccolo incremento del debito, ma sempre assolutamente in maniera gestibile e contenuta e nelle nostre corde. Abbiamo un limite di 3,5 volte del debito sull'EBITDA che assolutamente non vogliamo superare, anzi devo dire in arco di piano siamo abbastanza sotto, anche negli anni di maggiori investimenti, perché ricordiamo il nostro piano di investimenti è ambizioso già anche nei primi anni e quindi insomma sì, utilizzeremo anche un po' di leva, ma sempre ovviamente sostenuta da una robusta generazione di cassa. In più abbiamo anche l'apporto da parte di finanziamenti, o meglio più che finanziamenti, funding o contributi esterni, perché 2,2 miliardi verranno un po', quindi circa 1,4 da contributi, che sia PNRR, contributi rete o per l'efficientamento energetico, invece 800 milioni saranno il contributo in equity che ci aspettiamo da parte di investitori di minoranza o partner anche in minoranza, sia sulle reti gas che per lo sviluppo delle nostre rinnovabili.